Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di medicina orale e per farlo ho il piacere di avere qui come ospite il professor Matteo Biasotto, che è uno dei massimi esperti quando si parla di medicina orale. Il professor Biasotto è professore associato in malattie odontostomatologiche, è coordinatore del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, direttore del master di primo livello in patologia orale e special needs, socio attivo e consigliere della Società Italiana di Medicina e Patologia Orale, SIPMO, autore di numerose pubblicazioni e responsabile dell'ambulatorio di medicina e patologia orale dell'Ospedale Maggiore di Trieste ed è referente per la materia per il Friuli Venezia Giulia. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi telespettatori, grazie per la presentazione che è stata lusinghiera. È dovere, professore. Quindi lei è uno dei massimi esperti quando si parla di medicina orale. Quindi, professore, che cos'è la medicina orale? Ma diciamo che massimi esperti non lo so. In Italia siamo in molti, ha un'ottima tradizione la medicina e la patologia orale. È una branca, diciamo, relativamente giovane rispetto ad altre specialità tipiche o dell'odontoiatria o della medicina in genere, ma ha quello lo scopo di diagnosticare e curare con terapie mirate e specifiche le patologie del cavo orale. Generalmente quando parliamo del cavo orale parliamo di una struttura molto variegata da un punto di vista appunto di ciò che la compone, quindi troviamo i denti, le ghiandole salivari, strutture muscolari, nervose e quant'altro. E ogni una di queste strutture può ammalarsi, può avere ammalarsi con una severità che dipende, no? Con una gravità anche diversa, e per cui è importante a questo punto trovare, no, delle terapie, e delle terapie anche che devono essere collocate in maniera esatta per il tipo di paziente. Le terapie possono essere per malattie tipiche della sede, di patologie tipiche della sede del cavo orale, oppure sono, ritroviamo malattie come espressione di malattie sistemiche che possono essere rappresentate a livello del cavo orale come manifestazione primaria o secondaria. Inoltre si curano tutte quelle malattie che derivano da terapie, no? Quindi le malattie cosiddette iatrogene. Quelle che vediamo adesso sono una serie di patologie del cavo orale specifiche, quindi abbiamo visto le malattie autoimmuni, quest'ultima è un cancro molto frequente, la situazione, le patologie oncologiche nel cavo orale, tanto che lo collocano tra il quinto, sesto tumore, soprattutto nelle nostre zone del Triveneto. E abbiamo visto prima, nello scorrere di queste immagini, non solo malattie neoplastiche, ma anche malattie dovute a un alterazione del sistema immunitario, quelle che vengono chiamate malattie autoimmuni, come in questo caso, in queste slide che vedete, sono delle malattie autoimmuni però che non hanno una collocazione precisa a livello del cavo orale, ma sono di derivazione sistemica e hanno un'espressione a livello del cavo orale. In quest'ultima slide che vedete invece sono espressioni di neoplasie tumorali del, in questo caso dei linfomi, che hanno collocazione a livello del cavo orale. Quindi non parliamo di neoplasie primitive del cavo orale, ma che neoplasie, in questo caso linfomi, che possono avere una collocazione del cavo orale. E altre volte possiamo avere delle manifestazioni a livello testacollo, in questo caso, come vedete, quella pendenza del labbro di sinistra, che indica un'alterazione a livello neurologico, in questo caso del facciale, che è stato primariamente colpito da una sindrome carcinomatosa da metastasi dovuta a un tumore del seno, che si manifesta appunto con questa patologia nervosa con deviazione del labbro e poi una serie di sintomi che portano a un torpore del labbro. Per quanto riguarda le malattie iatrogene, vediamo queste immagini molto forti, ma che molto spesso ci capita di vedere, magari non in questo modo eclatante, dovute all'assunzione di farmaci. Quella era una ragazza dovuta
che era stata, che aveva fatto una terapia con la tachipirina. Sono delle vasculiti scatenate da questi farmaci, che non sono propriamente delle malattie allergiche, ma che danno queste reazioni molto violente. E in questa slide oppure troviamo, no, una iperplasia gengivale dovuta a un paziente che ha subito un trapianto di cellule staminali in una, da midollo osseo, e successivamente a destra, a sinistra, trovate una lesione da quella che si chiama malattia da trapianto dell'ostite o grazia verso ostisi. Altre patologie sono direttamente espressione di terapie, ad esempio come in questo caso fisiche, radianti, ovvero di tutti quei pazienti che vengono sottoposti a radioterapia, no, per tumori testa collo. E questa è la distruzione degli elementi dentari a cui vanno incontro. Per cui in questo caso il medico orale ha anche non solo diagnosi, ma anche una terapia per fare in modo che questi elementi dentari non vadano incontro a una distruzione tale da poi non renderli più funzionali. E per ultimo, queste sono quelle patologie di recente, no, introduzione nel nostro settore, che sono le osteonecrosi da bifosfonati, ovvero quella categoria di farmaci che vengono assunti sia in campo oncologico ma anche in campo del metabolismo, delle strutture ossee, soprattutto in seguito a osteoporosi, che in qualche modo vanno a interferire con la biologia delle strutture ossee, che fanno in modo sì che non ci sia un riassorbimento in caso o sia da un punto di vista osteometabolico, ma anche che non ci sia un riassorbimento in caso appunto di secondarismi ossei, però possono portare a delle gravi e conseguenti necrosi dell'osso stesso, soprattutto a livello dei mascellari, che ne originano delle patologie estremamente fastidiose, se non gravi, per il paziente stesso, con infezioni che poi sono anche difficilmente curate. Quindi, diciamo, il medico orale ha, seppur collocandosi, questo è tutto il gruppo, diciamo, è il gruppo di responsabili che lavora all'interno della nostra clinica, quello è l'ospedale maggiore. Intendevo dire che il medico orale, quindi, ha una collocazione molto, sembra, limitata di quella che è il campo d'azione, però in realtà è molto vasta, perché le patologie sono tantissime, abbiamo visto, siano di origine infettiva, che infiammatoria, che osteometabolica e anche tumorale, e quindi la panoramica è talmente vasta che a volte non solo la clinica è sufficiente, ma dobbiamo assolutamente ricorrere a degli esami di secondo livello. Ma quello che facciamo anche è interagire, relazionarsi con molti nostri colleghi, che siano dermatologi, medici infettivi, otorini e quant'altro, proprio per arrivare a delle diagnosi che molte volte sono, non sono così facili da estrapolare dal segno clinico. Beh, professore, c'è un mondo dietro la medicina orale, ma quali sono le patologie più frequenti per le quali i pazienti si rivolgono a voi? Ma guardi, le patologie più frequenti sono le banali afte, le banali ulcere del cavo orale. In realtà dobbiamo, se volessimo poi entrare più specificatamente sulla domanda, dovremmo vedere che le persone, i pazienti che ricorrono al medico orale, dovremmo segregarle per corti di età, per cui magari i pazienti più giovani vengono da noi per un problema di ulcere ricorrenti, le banali afte, che diciamo sono, è una patologia assolutamente benigna. Poi pian piano che l'età aumenta, i problemi diventano e si diversificano, quindi possiamo andare da manifestazioni autoimmuni tipo il lichen orale nelle varie sfaccettature e gravità, oppure tutta una serie di pazienti che fanno terapie oncologiche, quindi con problemi dovuti a tossicità dei farmaci, fino ad arrivare a pazienti diciamo un po' più anziani, che hanno altre problematiche
e generalmente con problematiche, ad esempio, neurosomatiche, che sono dei dolori del cavo orale che a cui non corrispondono, ad esempio, oggettivamente dei segni clinici. Queste si chiamano patologie neurosomatiche e tra queste la principale è la Barnum-Mouse Syndrome o sindrome della bocca urente. Qual è, professore, la frequenza del carcinoma del cavo orale? E ci sono dei fattori predisponenti? Allora, i fattori predisponenti, parto dalla fine della sua domanda, che mi sembra più anche educativa. Sì, i fattori predisponenti ci sono. Soprattutto questi fattori predisponenti possono agire anche in modo sinergico. Ovviamente l'alcol e il fumo fanno la parte del leone rispetto allo sviluppo di queste dei tumori del cavo orale. Un tumore del cavo orale generalmente può crearsi, derivare da una precedente lesione che si chiamano lesioni preneoplastiche, che sono tipo l'eritroplastia e la leucoplastia, che frequentemente si individuano in questi soggetti, cioè fumatori e bevitori. E la sinergia del fumatore e bevitore può portare circa 60 volte più frequente la possibilità di ammalarsi di una neoplasia maligna rispetto a un individuo che non fuma e che non beve. Il nostro territorio, cioè parlo del Triveneto, è particolarmente insediato da questa patologia, che la collochiamo intorno al quinto-sesto posto. Generalmente è un ambito che viene fatto per quelle che si chiamano le VAS, le vie aereo digestive superiori, e rientra proprio anche il carcinoma del cavo orale. Vuol dire che sopra di noi ci sono tumori tipo alla mammella, il colon e il polmone, quindi voglio dire è un tumore particolarmente rappresentato. Ecco. La cosa più importante è quella che, e lo devo dire, che la diagnosi precoce è quella che interviene meglio sull'outcome, cioè quindi sul risultato, sulla sopravvivenza. Più il tumore è espanso, più il tumore è grande, più sfugge ai sistemi di controllo e quindi la sopravvivenza diminuisce drasticamente. Quindi ci siamo evoluti con le terapie chirurgiche, ci siamo evoluti con le terapie mediche, anche se lì c'è ancora molto da fare, però se noi diagnostichiamo tardi questa patologia e diciamo già avanzata, l'outcome, quindi il risultato, la sopravvivenza è quella di 50, 60, 70 anni fa, quindi è molto molto bassa. Quindi invito tutti a prestare attenzione, a fare delle visite, dei follow up, e soprattutto chi ha questi fattori predisponenti dovuti a fumo e alcol, di porre molta attenzione, insomma, alla salute del cavo orale. Ma in realtà questi soggetti dovrebbero porre la salute, no, come primo posto per altri organi, non solo per il cavo orale. Professor Biasotto, io la ringrazio moltissimo sia per i consigli che ci ha dato, ma per il grandissimo contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione. Grazie. Ringrazio voi e tutti i suoi telespettatori. Buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.